Ciao gentaccia, bentornati in un nuovo episodio di Hearts of Iron IV con la campagna italiana. Abbiamo fatto dei piccoli progressi, abbiamo preso qualche piccola regione qua nel nord della nostra linea di frontiera negli Stati Uniti. Stiamo continuando a far sbarcare i giappi, come vedete. E niente, la guerra procede abbastanza bene, faticosissima come tutte le guerre di questa campagna, purtroppo. Quella inglese, come avete visto, è stata molto più... cioè, è stata ancora in corso, però sta procedendo in maniera molto più liscia, un po' ovunque. Quello un po' perché dipende un po' dall'esperienza mia di come giocatore di Hearts of Iron. Questa è la prima campagna che ho fatto e gli errori che ho fatto a inizio campagna li sento ancora in questi episodi, nonostante siano passati più di 50 episodi. In ogni caso, diciamo che le sue soddisfazioni me le sta dando anche questa campagna, spero vi piaccia. In effetti è la serie che state seguendo di più, quindi penso sia anche quella che trovate più interessante. Allora, qui c'è un aeroporto che a breve dovremmo riuscire a sottrarre ai nemici. Vediamo se ce la facciamo. Mi piacerebbe terminare l'avanzata su questa linea. Mi piacerebbe anche togliere queste due regioni montane al nemico. Vediamo se ce la facciamo con i nostri alpini. Ci scopriamo un po', ma ne vale la pena, penso. Qui sono un po' troppi, mi sa. Vorrei fermare però questa avanzata. Vediamo chi è che sta attaccando la nostra divisione. Voglio eseguirla manualmente l'avanzata qua. Allora, loro sono arrivati, quindi spediamoli come di consueto prima in Brasile e poi in Florida. Vediamo se sono arrivate altre truppe, no? Spediamone altre 5 giapponesi. Il nostro maresciallo qua è sempre più convinto di avere la superiorità. Ho i miei dubbi in realtà, però si è convinto lui. Perfetto così. Sembra che siamo riusciti a prendere queste due regioni. Non abbiamo fortificazioni qua, però sono comunque province di montagna, dovremmo riuscire a difenderle. Soprattutto visto che abbiamo truppe alpine e hanno un bonus in combattimento, suppongo, in questi terreni. Montagna, sì, hanno un grosso bonus sia d'attacco che in difesa. Più che altro in attacco. Allora, terminiamo qui l'avanzata. Voglio togliermi questa seconda linea di frontiera. No, fermi, 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 ho sbagliato. Ok. Non so cos'è che... sbagliato a cliccare.
Altri rinforzi giapponesi sono in arrivo. E i rumeni sono quasi in Brasile, perfetto. Adesso, prossimo obiettivo, portare una nuova linea di difesa, forse i rumeni, vediamo. Una nuova linea di difesa in questa zona, che poi prenderà il posto anche qua. Magari sarebbe il caso, se non c'è altro di più importante, di fortificare anche queste due zone, visto che ci siamo. Ma sì, saniamo. Tanto non abbiamo altro da far fare alle nostre industrie. In realtà ci sarebbe, sì, da riparare queste infrastrutture prima. Ok. Truppe iraniane non ci interessano. Anche qui non sarebbe malaccio avanzare, c'è un fiume, colline e montagne, sarebbe ancora più facile da difendere in effetti. Vediamo se ce la facciamo. Sì, con facilità a quanto pare. Perfetto, altre truppe giapponesi sono arrivate. Come mai non è arrivata qua? Vabbè, non importa. Ma mi sa che stanno avanzando. Mi sa che il Brasile cadrà prima o poi. Ok, vediamo come se si è aggiornata correttamente la linea. Così va meglio. Quella verde è a posto, quella blu è a posto, quella bianca va un po' accorciata. Mi sa che si è allungata fin qua giù, sì. Quindi no, va modificata subito. Ok. Spediamo altre truppe giapponesi. Stato faticosissimo sorpassare questa linea di montagne, ma era necessario farlo. Vediamo se riusciamo a prendere anche questa zona qua. Portare gli alpini qua comunque è stata un'ottima idea. Mi compiaccio di me stesso. Stiamo perdendo un sacco di uomini, però. È stato
È stato molto costoso riuscire a prendere queste posizioni. Ok, sì, qui manderemo le nostre truppe rumene. E chi gli diamo? Vediamo un po'. Abbiamo un generale libero con un bonus di combattimento in collina. Abbiamo anche Badoglio che sta attualmente, credo, soltanto comandando la nostra polizia. Sì. La polizia può fare a meno del comandante, quindi diamo Badoglio ai rumeni. Ha un bonus di difesa che può farci comodo. Abbiamo perso un po' di truppe per strada, ma non importa. Ok, sono arrivati altri giapponesi. Devo anche tenere d'occhio i rifornimenti, perché ecco, infatti, stiamo iniziando a oltrepassare un po' il limite. Però adesso queste truppe le portiamo via da qua. Diamo loro subito la missione. Missione di attacco, giusto per il bonus. Scusate. Attendiamo che i rumeni prendano posizione e poi, come di consueto, accorciamo la linea dell'Armata Rossa e la usiamo per sfondare. Soliti risultati nei cieli più o meno. Non riusciamo a prendere la superiorità aerea, però infliggiamo più danni delle perdite che subiamo. Allora vorrei riorganizzare anche un po' le cose, poi qua giù. Allora, i gialli sembrano esserci, quindi accorciamo la linea rossa. E attendiamo. Credo sia opportuno anche prendere questa zona perché ci risparmiamo. In realtà sarebbe meglio prenderle entrambe queste. Perché con meno zone copriamo più terreno. Qui abbiamo una, due, tre, quattro regioni che confinano con due. Se prendiamo queste con il solito numero di divisioni, controlliamo una zona più ampia. Quindi proviamo.
Qua purtroppo subiamo un po' di perdite perché abbiamo la flotta, quella un po' peggiore. Probabilmente dovremmo riorganizzarla un po'. Non appena saranno arrivati i vari giappi, dividiamo la flotta in parti eque e anche per un discorso di efficienza della flotta, però non solo numerico. Acceleriamo un po' la cosa. Abbiamo 42 testate atomiche, ma non possiamo usarle perché non abbiamo la superiorità aerea. Prima o poi ve le farò vedere, però. Niente di impressionante, però. Giusto per sfizio. Far combattere gli alpini a quanto pare è dispendiosissimo in termini di vite umane. Dovremmo evitarlo adesso. Abbiamo semplificato un po' la linea, dovremmo allungarla un po' magari, perché... A parte no, perché non sono più nemmeno nel loro habitat adesso, sono in collina, in foresta. Vediamo che attributi hanno. In collina hanno qualche bonus, di difesa buono in realtà. Foresta, molto buono nella difesa, ma pessimo in attacco. Quindi magari potremmo allungare un po' la linea degli alpini, sì. Magari fino al fiume. Per adesso fin qui, dai. Poi non appena saremo arrivati fino al lago, la modificheremo ulteriormente. Adesso aspettiamo che le nostre divisioni rosse siano pronte. In realtà sono già pronte. Non è molto convinto, però. Proviamo, vediamo se succede qualcosa. Facciamoci dare una mano anche dai rumeni, visto che ci sono. Voi di qua, voi di qua. No, pensavo fosse confinante, invece no. Non importa, l'importante è che si avanzi. Allora, guardiamo un po'. Qua sono arrivate altre truppe. Intanto spediamole. Con le infrastrutture, però non so perché non sempre le usino. Fra poco farò anche un avanzato con i giapponesi, vediamo se riescono a combinare qualcosa. Di nuovo si è divisa la linea del fronte. Questa volta non dovrebbe essere un problema perché l'abbiamo già ricompattata, però. Tutto ci vuole ad arrivare qua? Pochissimo. Ok. Allora. Ho bisogno di una nuova missione perché si è storta tutta. Quindi ridiamo la stessa missione.
Sistemiamo anche la linea del fronte, però, perché non voglio difendere questa città con le nostre truppe, ma con i rumeni. Spediamo anche l'ultima mandata alle truppe giapponesi. Ok. L'avanzata procede alla grande, a quanto pare. Continuiamo a spingere. Sfruttiamo. Cavalchiamo l'onda intanto. L'armata gialla è un po' troppo allungata, forse. Togliamogli un paio di regioni e diamole agli alpini. Non che gli alpini siano compattissimi, in effetti. Ma a breve spingeremo anche con i giapponesi, magari. Sai che potremmo farlo anche adesso. Proviamo. Perdite ovunque, però non sono perdite nostre e quindi potrebbe anche andare bene. Supportiamo la prima spinta anche con le truppe azzurre, vediamo un po'. Si è messa malissimo. Fermiamo le truppe azzurre, lasciamo i giapponesi. No, direi che questo attacco non sa da fa con i giapponesi. E allora spargiamoli lungo tutta la linea di fronte. Rinforziamo tutta la linea. Visto che sono tantissimi, li sfruttiamo un po' dappertutto. Questa linea mi sa che rimarrà qua per un bel po'. Abbiamo perso una divisione rossa, no? Cosa è successo? Dov'è che l'abbiamo persa? Tocca produrne un'altra, allora. Non possiamo lasciare la nostra miglior armata indebolita. Abbiamo già tutto il materiale, dobbiamo solo aspettare che siano addestrati decentemente. Allora, perfetto. Voi gialli dovete arrivare solo fin qua. Voi verdi, idem. Voi rossi. Dov'è che comincia? Qua giù. Voi rossi, fino a qua. Non me l'ha modificata. Ok. Qui c'è un piccolo gap, ma lo chiudiamo subito.
So perché stiano attaccando quando hanno la missione di attacco. Perché qua non c'è nessuno però? Continuiamo a perdere questo passaggio qui. Stanno arrivando un sacco di truppe. Probabilmente erano un sacco di truppe che erano su quest'altra costa stanno arrivando in soccorso. Qui dobbiamo chiudere assolutamente. Se arrivassimo velocemente anche a Buffalo, sicuramente semplifichiamo poi l'avanzata per le altre città. Nessuno vi ha detto di attaccare qua, dai. Dobbiamo far tenere queste due regioni all'armata rossa finché non arrivano i rinforzi. Ok, dovrebbero essere arrivati questa volta, vediamo se si riesce. Queste possiamo annullarle. Qui invece è bene continuare a fortificare. Qui dovremmo chiuderle. Queste divisioni non voglio che se ne vadano da qua. Dobbiamo prendere la città qui e dividere tutto. Ok, Buffalo è nostro, abbiamo chiuso il passaggio in mezzo ai due laghi. Non so come si chiamano i laghi, sinceramente. Abbiate pietà, non conosco la geografia americana. Altre truppe giapponesi. Abbiamo riperso il passaggio qua. Iniziate ad essere un po' fastidiosi. Dobbiamo riprenderlo subito qua. Ok. In teoria i gialli e i verdi dovrebbero arrivare fino alla città proprio. Il problema è che non mi fido molto a lasciarla in mano a loro. Ridiamo loro il comando, la responsabilità di difendere quest'area e noi ci limitiamo a difendere fino a Buffalo. Vediamo se questa volta ce la facciamo. Ok, qui siamo anche riusciti ad accerchiare un po' di truppe. Questa è un'ottima notizia. Vediamo se riusciamo anche ad annientarle. Non sono tantissime, però ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Questo episodio ha sforato tantissimo, scusatemi. Spero vi sia piaciuto perché abbiamo fatto dei bei progressi, abbiamo spinto tantissimo.
Stiamo riuscendo a mantenere la linea qua a sinistra, ogni tanto la perdiamo qua a destra, che è una nuovamente scoperta questa zona. Dobbiamo assicurarci che i rinforzi riescano ad arrivarci fin là. Ci rispedisco temporaneamente i rossi. Come vi ho detto, spero vi sia piaciuto. Lasciate un like se vi è piaciuto l'episodio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.